Benvenuti a Vernazza, uno dei borghi più belli d'Italia, situato in provincia di La Spezia, in Liguria, nella bellissima e suggestiva cornice delle Cinque Terre. Una di queste Cinque Terre, infatti, che è una perla di tutta Italia, è proprio questo borgo coloratissimo che, in maniera quasi scenografica, introduce alla chiesa da un lato, la famosa chiesa di Santa Maria di Antiochia, e dall'altro lato invece ha delle splendide scalette che piano piano conducono ad una delle torri di avvistamento che rimane, perché una è quella sulla destra, l'altra è situata sulla sinistra. Ricordiamo che Vernazza, rispetto a Corniglia, Monte Rosso al Mare, Manarola e Rio Maggiore, che sono le altre quattro delle Cinque Terre, è la più ricca da sempre, anche per il vino che qui si produce, e il porticciolo turistico che qui possiamo ammirare è l'unico di tutte le Cinque Terre, un approdo importante e anche naturale. Da un lato la spiaggia principale del porticciolo, le casette liguri tipicamente colorate in maniera variopinta, e poi qui prospetta sulla piazza principale del borgo la chiesa di Santa Margherita di Antiochia, la cui abside s'affaccia sulla piazza ed è un edificio di culto antico disposto curiosamente su due piani. E al di là di questa grotta, il paradiso. Conserva ancora oggi il nucleo urbanistico medievale di Vernazza, ovviamente arricchito nei suoi edifici proprio per testimoniare della ricchezza maggiore qui a Vernazza rispetto che negli altri centri delle Cinque Terre. Questo è il corso principale che dalla stazione conduce sino al mare da quella parte. E il nucleo è tutto sviluppato intorno al torrente Vernazzola, ecco perché il nome del luogo, ecco perché il toponimo. E da Vernazza però noi non ci perdiamo d'animo perché andiamo a scoprire un'altra splendida località della zona, un'altra delle meravigliose Cinque Terre, Manarola, frazione di Rio Maggiore. E siamo giunti qui nella parte più settentrionale del borgo di Manarola, che infatti è possibile ammirarlo dall'alto di questo splendido belvedere. È così affascinante, scenografico, come appare alla nostra vista, abbarbicato su uno sperone di roccia a 70 metri sul livello del mare, con queste casette colorate. È questo il centro monumentale del borgo di Manarola. Da qui è opportuno iniziare la visita, scendendo fino al mare. Da visitare la chiesa di San Lorenzo, dedicata anche a Santa Maria. Del 1338 presenta in facciata un bel rosone centrale. All'interno due o tre opere importanti, tra cui un polittico. E qui invece prospetta, piccolo e grazioso, l'oratorio della confraternita della Santissima Annunziata. Nel mese di dicembre, nel periodo natalizio, Manarola diventa teatro di un suggestivo presepe e i pastori sono delle statue realizzate con materiali riciclati, perché Manarola ci crede nell'ambiente, è green, ci crede nell'ecologia. E d'altra parte un posto così incontaminato, che sorge a picco sul mare, su una roccia, con un approdo fantastico e un mare così colorato, non poteva essere altrimenti. E voi vi immaginate un borgo così bello, illuminato nel periodo natalizio, a festa, per la natività? Amare luoghi come questi è allo stesso tempo positivo e negativo. Nel momento in cui si va via c'è una malinconia e una tristezza che si porta con sé, perché non si vorrebbe più abbandonare un paesaggio così suggestivo, questi scorci così pittoreschi che oggi ho avuto modo di apprezzare. Queste perle sono da preservare e da conoscere, quindi invito tutti quanti a venire qui e ribadisco il mio attaccamento verso questo posto. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same.